Ciao a tutti ragazzi, sono Andri dello staff di Let's Play FIFA www.letsplayfifa.it, in pagina Facebook in descrizione, e sono qui oggi con un'altra videoplay review, la prima del giorno, dopo arriverà anche Agüero in forma, e parliamo di Bradley, l'ala destra promettentissima del Sassuolo ma di proprietà della Juventus, che ha realizzato una tripletta contro la Sampdoria e si è meritato veramente questa carta IF. Carta IF che presenta degli upgrade clamorosi in valori come tiro a giro, dove passa da un normalissimo 76 a un assurdo 93, e in long shot per esempio anche, dove da un valore mediocre come 69 passa a un bel 84, ma i valori che più mi hanno colpito di questo giocatore saranno altri, e quindi iniziamo subito ad analizzare pro e contro come sempre. Intanto qua state vedendo le sue in-game stats, da notare anche il 78 potenza di tiro, 78 tiri al volo e alto 1,85, e questo sarà molto comodo, vi spiegherò dopo perché. Purtroppo 3 stelle skill e 3 stelle debole, attributi fisici molto buoni, ma iniziamo subito con l'analisi pro e contro. Il primo pro sono i suoi passaggi alti. Allora, questo giocatore presenta un 63 di passaggio alto, un valore mediocre, basso, niente di che tu pensi. Però, come avete visto prima, quando fai un cambio di gioco con questo giocatore è un piacere, perché sia cambi di gioco sia cross, insomma, tutti i palloni alti vanno sempre, sempre, sempre a destinazione. E c'è da notare, diciamo, che non è che vanno a destinazione solo quando sono di destro, ma anche di sinistro. Ma anche di destro, perché nonostante le sue 3 stelle per debole, con il destro io non ho trovato alcuna difficoltà. Infatti qua vedete un altro cambio gioco, tac, alla perfezione, lanciava Centurion come pochi. Anche qua, dribbling, e poi lanciava, ok. Il primo contro i passaggi alti, totalmente a sorpresa visto il 63 sulla carta. Il secondo pro, il pro assoluto, è il suo tiro. 93 tiri a giro, 84 di long shot, 78 potenza tiro e ottima finalizzazione. E questo è un giocatore argento, ragazzi. Voi dovete ricordarvi, man mano che vedete le clip, man mano se lo provate, che lo provate, che state parlando di un giocatore argento, quindi non potete avere chissà quali aspettative, però lui comunque ha un tiro veramente devastante ed è forse il più grande pollicione in su, insieme ai passaggi lunghi e insieme alla forza fisica. Forza fisica che presenta un valore sulla carta di 67, che già non è poco per un'ala, ma lui in realtà al suo 1,85 m e a non so cosa in game, tiene tranquillamente tutti i difensori, tutti i terzini avversari sulle spalle, e ciò è veramente veramente molto comodo, e quindi mi è veramente. Ops, ho detto qualche volta troppo veramente. Mi è veramente piaciuta questa sua caratteristica, che insieme ai tiro e ai passaggi lunghi e ai cross sono tra i suoi pro più notevoli. Andiamo avanti, sempre parlando di pro, perché di contro ce n'è solo uno che non voglio dirvi adesso. E il prossimo pro è la sua velocità. 83 di accelerazione, 81 di velocità scatto, più che sufficienti, visto che in game sembrava anche di più, per superare la maggior parte dei terzini. Anche tipo ho fatto qualche match contro squadre argento, qualche altro match contro nelle normali divisioni contro squadre oro, e ho incontrato un paio di volte Gibbs. Ecco, Gibbs non sembra assolutamente più veloce di Berardi. Infatti Berardi riusciva a saltarlo in velocità nonostante dimostrasse sulla carta un valore più basso. Ok, prossimo roll dribbling. Come vedete qua sto facendo con le sue 3 stelle skill, che sono unico contro qualche giochetto, comunque sto saltando senza problemi i miei avversari. Perché questo? Perché il suo controllo palla è davvero buono, 77 che sembra anche più alto, perché ha un'ottima agilità e anche perché si muove proprio bene, non so come spiegarvelo. Infatti qua vedete forza fisica, attacca, riesce a resistere e poi si va a fare fallo, perché uno dei pochi modi per buttarlo giù era fargli fallo. E il dribbling è molto buono, così come è molto buona la velocità, come abbiamo già detto. Unico contro, come avevo accennato prima, 3 stelle skill. È un peccato perché boh, penso che nel giro di pochi anni lo possa averne 4, perché è un bel dribblatore e quindi inizierà a usare le skill anche nella vita reale, e quindi anche su FIFA avrà le sue benedette 4 stelle skill, o addirittura 5, chissà. Un altro pro sono i suoi calci piazzati, perché sia nel fornire assist da calci d'angolo,
sia nel battere calci di punizione, che purtroppo ne ho avuto solo uno, e dico purtroppo perché quell'88 in free kick accuracy, cioè in precisione di punizione, mi ispirava tantissimo, non sono riuscito a sfruttarlo bene perché, come ho già detto, ho avuto un rigore che per un grande fail non ho tirato con lui, ma lui ha comunque un buon 74 in rigori e quindi saprà tirare. Però i calci piazzati in generale, calci d'angolo, dove fate assist, e calci di punizione sono veramente, veramente ottimi. Ecco, ultimo suo pro, dolcis in fondo, il colpo di testa. Tu non ti aspetti da un'ala che sia brava di testa, ma lui lo è alto 1,85 e nonostante solo 57 di salto, ne ha segnato 3 gol di testa ed è una caratteristica a sorpresa che si rivela molto utile sui cross dall'altra fascia. Quindi, tutti questi pro. Il suo unico contro, come vi ho già detto, sono le 3 stelle skill, perché le 3 stelle via debole non si sentono affatto. I work rates sono ottimi. Il piede sinistro sulla fascia destra mi piace veramente tanto. Qua vedete un ultimo assist sul corner ed è la penultima clip dopo una grandissima sua azione che vedete adesso, dove fa un 1-2 e poi segna anche. E quindi, beh, questo giocatore mi è piaciuto veramente tanto. L'ho pagato 75.000 crediti, ma lo potete trovare anche di meno. E se vedo una serie argento è un must. Qua ripilo il dopo e flop 3, dopo manca il colpo di testa, gli altri ci sono tutti. E adesso io vi lascio agli ultimi video. Bye bye!